anellini semplici semplici. Adesso vi faccio vedere come creare un bracciale estremamente semplice con lo stesso metodo. Allora, quello che ci serve è filo d'alluminio da 2 mm, in questo caso lavorato, perché essendo il bracciale abbastanza semplice, la lavorazione rende il bracciale più carino. Un oggetto che abbia il diametro che a noi interessa, il diametro che deve avere il bracciale, e nient'altro. Adesso prendiamo chiaramente, come sempre, rendete addrizzate bene il filo con la solita pinza e limate le estremità con una lima. Questa è con una lima per unghie. Allora, adesso prendete la pinza a punte tonde e incominciate come al solito a fare il riccio alla prima estremità. Con delicatezza e arrotoliamo. Arrotoliamo finché non creiamo la grandezza che a noi interessa del riccio. Ecco fatto il primo ricciolino. Adesso all'altro lato faremo lo stesso, però dal lato opposto. Se qui l'abbiamo fatto verso destra, lato opposto verso il basso, verso il basso. Dall'altro posto lo faremo verso l'alto. Ecco qui il secondo ricciolino, verso il basso e verso l'alto. Vi raccomando, se il filo non è dritto, cercate di riaddrizzarlo sempre con la solita pinza. Prendete l'oggetto che avete scelto, che corrisponde al diametro che vi interessa, e girateci intorno il filo. Bene. Ecco fatto, ecco il nostro bracciale. Si può anche allargare e eccolo qui indossato. Per me, per il lavoro estremamente semplice, il risultato è estremamente carino. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!